maestro, eccoci qua. Ciao maestro, quanto sei bravo. Allora, scusami, hai sentito, sei entrata con la canzone di Alessandra Amoroso, che è una tua pupilla. Io l'adoro. L'adori? Cosa hai in più rispetto alle altre, l'Amoroso? L'Amoroso ha avuto tante di quelle scarpe addosso che le ho tirato che è diventata un numero uno. Senti, ma ti vedo un po' distratta. Guarda che te l'ho già detto 4 anni fa. Distratta da sì, cosa? Sì, sei distratta, ti vedo con uno sguardo evanescente. Tu fai troppo l'amore con tuo marito, la devi smettere! E Dario, un caffè, grazie, ce n'è bisogno. Allora, cara Fioretta Mari. Cara amore. Niente, mi è spiazzato così. T'ho spiazzata! Ma sei entrata, neanche mi hai visto, dice, mi vedi distratta. Ma datte una calmata! Ma di cosa? Ma come di cosa? C'è gente che non vede grazie del mondo da anni. Mettiti qua che sarai più bella con le luci. Tu poi dici? Eh sì, non vorrei mai che tu poi mi chiami Caterina, le luci. Ah sì? Perché tu sei un po' vanitosa, Fioretta Mari. Molto. E allora parliamo di tutte le tue prime volte. Sai cos'è l'attore? No, non lo so, non l'ho fatto. L'attore è colui il quale andando a un funerale vorrebbe essere il morto. Parliamo delle tue prime volte. E capirai. La tua prima volta su un palcoscenico. Quando e com'è stata? Prova, perché molti non ci credono. Io sono stata la prima interprete al mondo, avevo 3 anni, di Porta un bacione a Firenze, che Edoardo... Tutto rotto, 1945... Edoardo Spadaro l'ha scritta per me. E cosa c'è qui? Vabbè, quello che resta del foglio. Cosa c'è qui? Cosa resta? Cosa resta su questo foglio? Resta che la Mi porti un bacione a Firenze, che io ho cantato per la prima volta e potrebbe diventare il simbolo degli emigranti. Basta cambiare la città. La Mi porti un bacione. Dimmela. Allora, partivo una... Sentiamo la nota... Partivo una mattina coi vapori, quando una bella bimba m'arrivò, vedendomi la fa: scusi signore, lei certo l'è di fiore, sì lo so, lei torna a casa lieto, ben lo vedo, un piccolo favore, ora le chiedo, la mi porti un bacione a Firenze. Che lei è la mia città e tanto non ci può. Ma mi porti un bacione a Firenze. Aveva 3 anni. Quando ritorno glielo renderò. Ma scusate, forse non sapete, ma Fioretta Mari stava nascendo sul palcoscenico. Mamma faceva Fioretta nel Beffardo. Se io fossi fuoco arderei lo mondo, se io fossi acqua la inonderei. Cioè con Giulietta. Ha avuto le dole, sono nata di 8 mesi, non tutti 9, infatti sono un po' cretinita, perché ogni tanto è la mia mamma adorata. Lì è il giardino di Boboli, vedi, io sono nata a Palazzo Pitti, perché poi mi hanno portata a Palazzo Pitti, e mi ha chiamato Fioretta, con grande rabbia di mio padre, che era colonnello d'artiglieria, devoto a Santa Barbara, dice no, si chiama Barbara. Sai che però c'hai la faccia da Barbara? Tu c'hai una fa... Io concordo con tuo padre. Allora, dalla prima volta su un palcoscenico passiamo alla prima volta in TV. Che meraviglia. Allora, mi dicono che la tua prima volta in TV sia stato con un programma nel 1964, Un'abitudine a che serve? Ma non ci sono. No, L'abitudine a che serve è venuta dopo. La prima è Proverbi per tutti. E non c'è quello. Te la dico io, Proverbi per tutti sarà di 10 anni prima. Io sono la televisione, io sono nata con la televisione. Non c'ho 100 anni, non fare la stupida, eh. No, 100 anni è la radio. Ecco, la radio pensa oggi. Che in questo momento io sono la nonna più famosa del mondo con il mio film, vabbè, Christian De Sica. E nel mondo un amico mi ha detto, ma che ci facevi in Giappone col film Ricchi a tutti i costi? Perché io tengo alto la bandiera delle ottantenni, viva le ottantenni.
Ti va di rivederti? Dove? Mi dicono che hanno trovato un'abitudine a che serve. No, non ci posso credere. Sì, sì. No. I proverbi per tutti no, ma quello sì. No, l'abitudine, se posso piangere, no. Dai, comincia a piangere, guardati. Ma comincia a soreta. Io... tu hai detto comincia a piangere, io no, ti seguo. No, 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 non devo piangere, sennò dice sono vecchia. Ho un'abitudine a che serve. Ma come avete fatto? Ma no, Annunziata, stai tranquilla. Io in queste cose sono specialista. Lo sai le bottiglie di salsa che preparo io, vero? Alla signora Bonanno una volta ci fece una conserva che ne mandò pure a sua sorella incontinente. Una cosa nazionale diventò. Lecce. Buonasera. Stiamo preparando le olive, tu. E invece della salmoria ci mette delle risate? Sentono dalla piazza voi due. Cosa ci avete da ridere? Niente, che dobbiamo avere? Cose senza importanza. Bello. Intanto è arrivato il caffè. Lo vuoi? Bello caldo. Assolutamente. Toraldo sicuramente. E arriviamo alla prima volta da Talent Scout. Attenzione, perché tra i tanti nomi io sono impazzita quando ho letto il suo nome, quello di Michele Guardì. Cioè, la prima volta è grazie a te. Me ne vanto, me ne vanto. Ma lui lo sa che tu lo dici? Ma ci adoriamo. Ah, va bene. Siamo come fratello e sorella. Pensa che io facevo una grande tramore mio, Michele, quanto gli voglio bene. Pensa a tutta la famiglia, a Rita, al figlio Alessandro. Io voglio bene a tutti loro. Siamo stati insieme ad Agrigento. Pensa che io facevo una grande trasmissione radiofonica, che forse i vostri nonni, i vostri, non lo so, si chiamava Il Fico d'India, che aveva un grande successo, dove sono nati Turiferro, Leo Gullotta, Pino Caruso, eccetera, eccetera. E mi chiama questo signore, pronto? Signorina Mari, sono un avvocato di Castettemini. Ah, dico, bene, studi dizione subito, perché se lei fa, se lei fa l'avvocato... E lui mi ha detto... No, non sono qua per fare edizione, sono qua per offrirmi come suo autore. Autore? Ma io ho degli autori favolosi in radio. Perché, per esempio, lei cosa avrebbe scritto? Vediamo. Io molto stronzetta, no? Vediamo cosa avrebbe scritto. Io l'ottima cosa che ho scritto, compare Alfio, scompare Turiddu. Lei è il mio autore. Subito! E abbiamo scritto delle cose favolose. Incredibile. E un giorno vorrò dire a Michele, voglio andare in trasmissione a recitare Il coniglio gelsomino contro la caccia. Voglio andarci. È una cosa meravigliosa che ha scritto Michele Guardì, fra le tante cose stupende. Quando ti ho presentato ho detto che tu hai avuto una piccola discussione con Pippo Baudo. Ti faccio vedere questa trasmissione e poi mi dici se era in quell'occasione o in un'altra. Ma ce ne abbiamo avute tante, qual è? Vediamo, l'imbarazzo della scena. Il più bravo di tutti, ma... Prego. Questo quartetto vi terrà compagnia per quanto riguarda quest'anno. Nelle trasmissioni di lancio della Lotteria Italia, di Secondo Voi, alle 14.20. Sarete in compagnia di Tullio Solenghi, di Fioretta Mari, di G. Staffen, Stefan, e di Grillo. Pace, balletti, rassegno, scherzi, serie, inconsulti, non si accettano bambini. Non amar, non amar, non amar. Buon Natale a tutti! Eppure le madri napoletane, nel loro piccolo, quando si tratta di fare fidanzamenti, fanno gli annunci ufficiali. Donna Catarì! Vi comunico ufficialmente che quell'angelo, quel fiore di mia figlia Concettina, l'ha fatta fidanzata. La mamma è un personaggio meraviglioso, la mamma. La mamma è... Oh, io voglio la mia mamma. Scusate, non ci sto più qui. Scusate, io voglio via. Mamma! Ma mi dici questa cosa di Pippo Baudo? Allora, io dovevo essere l'unica donna in una trasmissione di uomini. Tutti uomini. Era Luna Park, no? Cominciamo le prove. Arriva Baudo, disperato. Si è ammalato Michele Guardì? Sì, oddio no. Il cantante, aiutami, Miguel Bosé. Ah, Miguel che Bosé. È sempre Michele. Allora, dice, come facciamo?
era disperato, hanno chiamato Elton John, hanno chiamato hanno chiesto un sacco di soldi, dice no, non possiamo, dobbiamo rimediare. Viene Bardotti, dice ragazzi io ho trovato un altro nome, ha accettato, e Baudo fa speriamo bene, entra in studio e fa beh, ci dobbiamo accontentare, abbiamo trovato Tina Turner. Cosa? Pippo! La più grande artista del mondo! Sì, va bene, ma doveva essere tutti uomini. Perché? Ah. Hai capito? Veniva a rompere. Poi lì è nata l'Ether Parisi e la Tina Turner girava nello studio con le sue ballerine senza gli slip. Ah. Allora, mi diceva il cameraman che loro sono buoni e cari, ma io stavo lì davanti, queste senza mutande, te ballerine, lei. Non si fa. A Fiorì, te sposti un attimo. A Fiorì, te sposti un attimo. E dove vado? No, queste. Ti sposti? Hai capito? Perché hai discusso con Baudo? Perché non ha lanciato bene Tina Turner? No, perché ho detto come puoi confondere Miguel Bosé, però rimane Pippo il più grande di tutti. E non l'hai scoperto tu? Ma non lo so, sai. Ma certo, invece vi faccio vedere chi ha scoperto. L'ho conosciuto a Catania da bambino. È una Miss Italia e anche lei è siciliana, Miriam Leone. Di dov'è Miriam? Guardate. La Miss Cinema è 97, Miriam Leone. Cioè l'altra ragazza che è in corsa. Questa è Miss Cinema. Volete mettere la fascia, grazie. Anna, grazie. Prego. Miss Cinema. Con l'augurio di ripercorrere la carriera. Ti farò una stella. È una promessa di Enrico Lucherini. Dicevo Miss Italia 2008 è con il numero 97 Miriam. Quest'estate Fioretta Mari rilascia una lunga intervista dicendo appunto Corriere della Sera. Corriere della Sera, tra le varie attrici, tra le varie conduttrici, e poi dice: ah, però Miriam Leone in realtà non mi ha mai ringraziato. No, aspetta, scusami. Vabbè, amore, l'ho fatta breve. La parola ringraziare è brutto, perché chi sono? L'imperatrice della Persia che devo essere ringraziata. Tutti quelli che io ho aiutato e nei quali ho creduto, lo sapete che questa qui, che è una povera stupida perché fa troppo l'amore? Allora, lei in America poteva spopolare, è venuta via questa scema. Ma perché doveva essere in America? Ma lo vedete, sembra qui Jennifer in Italia. John, sembra. Tu hai sbagliato, vabbè, non importa. Allora, ma io volevo fare la conduttrice, non l'attrice, Fioretta, sono due mestieri diversi e tu... E potevi farlo perché con me eri bravissima. Dai, zitta, basta. Allora, io vedo questa ragazza, pensate la storia, se una non si deve arrabbiare. Perché io, se non ho aiutato, io o aiuto e do la vita... Sta parlando adesso di Miriam Leone. Miriam Leone. La mandano via. La seconda sera, questa ragazza siciliana viene mandata via. E io dico, ma perché? C'hai capelli rossi. No, è grande, 26 anni. Ma che è grande? Ma siete pazzi? Vabbè, io riunisco l'indomani mattina tutti i fotografi, tutti i giornalisti, perché ero presidente di giuria, lo potevo fare. Li riunisco tutti nel salone... pensate, e faccio venire queste quattro ragazze che erano state mandate via, lei e altre tre, le altre tre piccinine, senza né arte né parte, anonime. Io in questa, perché io ho il dono di Dio, io vedo chi vale. Ora, un po' esagerata paragonarti a... A Dio? Ma chi ha paragonato? Ma te non capisci neanche una che parla! Te non sei più te! Ho il dono di Dio! Ma ti allora, puoi dire che ho il dono di Dio? Cioè, Fioretta, c'ho dai, un dono su. Di Dio, un dono di Dio. Io vedo al di là, io fra tutti loro, se voglio, scopro chi vale. Eccolo. Grazie. Grazie, hai scoperto da solo mezzancella, però. Ma perché? Io non glielo posso dire che è stupendo. Ma certo. In mezzo a tanti mediocri, questo è un numero uno. Allora,
io vedo che riunisco tutti in questo salone 150 fotografi, 200 giornalisti, tutti schierati, salone, la scala. Arriva la prima, una ciofeca, la seconda, una ciofeca, la terza, poverina, che Dio la perdoni, l'ultima, Miriam Leone. Dico, Miriam, da lassù, vieni verso di noi e fammi la scena di Anna Magnani in Roma città aperta. Non l'aveva neanche visto. L'istinto di chi ha talento. Scappa su questa scala, perde la scarpa come l'ha persa la Magnani, gridando, dico, grida Francesco quanto più forte puoi. E lei, Francesco, Francesco, cade per terra, si alza tutta la sala applaudendola. Io mi rialzo e dico, ma chi si è permesso di mandare via questo talento, bella come il sole? Minimo dovete farla Miss Cinema, così domani lei va a Hollywood, perché chi vinceva Miss Cinema andava alla Strasberg, vero? Grazie a Manuela Metri, che portava i ragazzi italiani in America. L'hanno fatta Miss Italia. Doppia fascia. Però mi avesse telefonato una volta. No, ma lei, sapete perché mi sono arrabbiata? Perché uno può anche non ringraziare, che gliene frega. Solo i grandi ringraziano, solo i grandi ricordano da dove sono nati. Lei è andata da Marzullo e ha detto, a chi devi qualcosa? E lei alla Strasberg. Che no, manca... Fioretta, è qui, vedrai una cosa. Che cosa? E dovrai rivedere il tuo punto di vista. Perché Miriam Leone non solo lo ricorda, ma Miriam Leone lo dice e ti ringrazia. Ti sei sbagliata. Perché non sei Dio, ti sbagli. E dire che l'adoro. Maestra, guarda lì. Guardo. Oddio, mi fa piacere. Cosa si aspetta oggi? Beh, io oggi sono veramente concentrata molto sul presente. Cosa ci può aspettare una ragazza che ha vinto Miss Italia da pochissimo? Ma cosa si aspetta lei? Io non mi aspetto ancora niente, mi aspetto di godermi questo risultato inaspettato, questo regalo che la vita mi ha dato. Lei è stata anche Miss Cinema. Sì, grazie. Quindi, Enrico, diciamo, Lucherini, Fioretta Mari, Patrizia Virigliani. Grazie a un tutti. Un passaporto per poter fare l'attrice. Vedremo. Questo significherebbe, insomma. Sì, sì, il titolo significa questo, però può darsi che io poi mi misuri con questa possibilità, con questa grande opportunità. Però chissà, il tempo ce lo dirà. E grazie alla volta buona, pace fatta con Miriam Leone. Vedi che ti ha ringraziato? Io non ci potevo credere, troppo carina Miriam. Allora ricordatevi, non credete mai a quello che vi viene riferito. Vedi? Io non l'avevo vista. Grazie Miriam, grazie infinite. Posso dirvi, ti ho dato un sacco di popolarità su tutti i giornali parlano di te. Bene, male, parlatene. Allora, quello che voglio dire, se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto, quanti mai che invidia fanno ti farebbero pietà. Fioretta Mari, venite tutti al Festival di Roma. Sì, dove certo. C'è l'ultimo film di Gheorghetti, quello su Sordi. Il Sordi nuovo, ragazzi, vi lascerà a bocca aperta. Sordi, bambino biondo, stupendo. Ma senti, io adesso vado al gioco telefonico, però dopo puoi restare qui perché mio figlio vuole avere una foto della mamma con la nonna. Perché lui ha visto tutti i tuoi film, non solo in Giappone. La nonna, vero? Sì, sei la nonna che si fidanza. La nonnina, giovane, tocca la mia pelle, caro mia. Sei stupenda, Fioretta Mari, fatemi andare al gioco, te la lascio, mezzancella.